Benvenuti a Real Economy. Questa settimana andiamo ad Atene per capire lo stato dell'economia del paese e quali sono le sfide future. Durante la trasmissione cercheremo di analizzare gli interventi realizzati attraverso i piani di salvataggio insieme al ministro per le riforme amministrative. Seguiremo anche le equipe dell'Unione Europea per capire la strategia della Troika qui nel paese ed infine ci occuperemo delle politiche di investimento. I greci arrivano da un percorso difficile. Per evitare il tracollo economico hanno dovuto accettare dure riforme in cambio di aiuti. Guardando la cronologia della crisi ci si rende conto che la Grecia già da tempo soffre di problemi economici. La Grecia era in difficoltà già a partire dal lontano 2004, ma il governo ha ammesso il buco di bilancio nel 2009. Il rating greco viene così tagliato. Nel primo trimestre del 2010 si annuncia un piano di austerità per correggere i buchi di bilancio. In cambio di dure riforme la Troika interviene con un pacchetto di aiuti di 110 miliardi di euro. In seguito viene concesso un nuovo piano di salvataggio. I leader dell'Eurozona si accordano per cancellare il 50% del debito del paese in cambio di misure d'austerità. Intanto la richiesta di un referendum sulle condizioni imposte con gli aiuti internazionali induce le dimissioni del primo ministro. Nel 2012 la Grecia approva lo swap che dimezza il debito del paese. Dopo due elezioni, la coalizione guidata da Antonio Samaras crea il governo che per due anni si impegna ad interventi in materia fiscale. Attraverso le riforme dell'amministrazione pubblica quest'anno vengono tagliati 4.000 posti di lavoro, tra questi anche i lavoratori dell'emittente statale ERT. Tutte riforme shock che hanno permesso alla Grecia di assicurarsi l'erogazione di una nuova tranche di aiuti per 6,8 miliardi di euro. Al suo sesto anno di recessione, la Grecia si trova con un PIL sempre più in declino. Unione Europea, FMI e Banca Centrale Europea hanno fatto pressione per l'attuazione delle riforme, ma sono interventi dolorosi in un paese dove la disoccupazione è alle stelle e l'accesso alla sanità sta diventando impossibile. Vediamo quali soluzioni prevedono gli esperti della Troika presenti sul campo col nostro Sébastien Lebelsic. Siamo ad una riunione negli uffici del governo greco. Il segretario generale sta ricevendo, come avviene tutte le settimane, i rappresentanti della Commissione europea. La task force qui presente ha il compito di assicurarsi che i 183,5 miliardi di euro versati da Bruxelles siano ben investiti. Siamo a fine stagione e non ci sono soldi? La Banca Mondiale pretende una cosa semplice e precisa, che in Grecia ci sia il minimo garantito. Cerchiamo di riformare l'economia e l'intera società greca. In questo sforzo l'aiuto che ci arriva dalla Commissione e dal gruppo di lavoro della Troika è estremamente prezioso. Vorremmo andare più rapidi, ma abbiamo bisogno di tempo. Non è possibile risolvere un problema di intere generazioni nel giro di pochi mesi. Accelerare sulle riforme ma concedersi del tempo, un'equazione difficile da risolvere, mentre i creditori esercitano pressioni. La Troika, composta da Unione Europea, FMI e Banca Centrale Europea, fissa degli obiettivi che il gruppo di lavoro sul campo deve aiutare a tenere a realizzare. Ma al tempo stesso al governo greco vengono chiesti nuovi sforzi, il programma di aiuti si conclude tra un anno, ma la terapia shock non è finita. Dopo l'intervento per ricapitalizzare il sistema bancario che è costato 50 miliardi di euro, i creditori sperano quest'anno in una rendita di 2,6 miliardi di euro con le privatizzazioni. Come esige la Troika, la prossima tappa delle riforme coinvolgerà l'amministrazione pubblica. La Commissione assume al tempo stesso il ruolo di pompiere e di architetto. Si sa che normalmente gli architetti arrivano dopo l'incendio, ma qui non abbiamo il tempo di seguire le consuetudini tradizionali. Gli interventi devono avvenire allo stesso tempo e nel medesimo cantiere. Aggiustamento di bilancio, riforme strutturali e assistenza tecnica. I progressi più importanti sono stati fatti solo in un anno, ma c'è ancora un lungo percorso da affrontare. Il governo e la task force sperano che la Grecia sia in grado di tornare al pareggio dei conti pubblici alla fine dell'anno, ma questo non sarà sufficiente per permettere al paese di stare a galla il prossimo anno senza nuovi aiuti.
La Troika ha già finanziato la Grecia dal 2010 con 210 miliardi di euro in cambio di riforme, alcune delle quali sono di competenza del Ministero per le Riforme Amministrative guidato da Kyriakos Mitsotakis. Lo abbiamo incontrato per porgli alcune domande che arrivano dai greci e dalla comunità internazionale. Perché licenziate la gente e la mettete sulla strada? Non consentiremo nuove catastrofi. I diritti dei lavoratori in questo momento sono al limite della decenza. Come si sentirebbe visitando una scuola con bambini senza insegnanti? Ministro, molti greci ci chiedono perché colpire ancora il settore pubblico e mettere in mobilità 25.000 lavoratori. Cosa risponde? La verità è che, purtroppo, nel corso degli ultimi 3 anni siamo riusciti a intervenire poco su questo fronte. Ma c'è una spiegazione. Il settore pubblico era l'ultimo baluardo della vecchia politica clientelare ed è purtroppo questa una delle ragioni che hanno condotto il Paese in queste condizioni. Ha avuto difficoltà a partecipare al programma di mobilità. Funzionerà? Ha avuto garanzie? Proprio per la natura clientelare dello Stato greco abbiamo moltissime persone che si nascondono nei meandri degli impieghi amministrativi e si proteggono dai lavori più pesanti. Queste persone sono state piazzate lì dai politici. Vorrei che fosse chiaro, se i trasferimenti non potranno avvenire in maniera volontaria, dovranno essere realizzati in modo coercitivo. Nessuno al giorno d'oggi ha la garanzia di svolgere lo stesso lavoro per tutta la vita. Le regole del gioco sono cambiate. Quello che non capisco è che con questo programma avete l'obiettivo di licenziare 15.000 dipendenti pubblici tra quest'anno e il prossimo. Ma sono previste anche 15.000 assunzioni. Quindi quali sono i cambiamenti in corso? Abbiamo l'obbligo di diminuire le dimensioni della nostra pubblica amministrazione tagliando 150.000 posti in 6 anni. Stiamo raggiungendo l'obiettivo. Come sapete, abbiamo chiuso la televisione di Stato, una scelta non facile che ha portato a un significativo numero di licenziamenti. Il taglio di 15.000 persone era stato richiesto dalla Troika, ma questo dato non contribuisce ai numeri assoluti dei tagli, perché potremmo comunque assumere nuovo personale. Se si confronta l'andamento della Grecia, ad esempio all'Irlanda, le sembra che siate ancora troppo indietro? La Grecia ha dovuto fare il più pesante aggiustamento fiscale di tutti i paesi in crisi. Di fatto ha pagato un prezzo molto gravoso. Lo stesso FMI ha riconosciuto che il programma iniziale non è stato progettato correttamente. Di chi la colpa? Dobbiamo assumerci parte della colpa. Come dicevo prima, avremmo dovuto già all'inizio affrontare in modo più severo il problema della riforma della pubblica amministrazione e forse i risultati sarebbero stati diversi. Il grande problema che la Grecia sta affrontando in questo momento è cercare di uscire dalla trappola della recessione. Siamo in una depressione economica. Queste riforme potranno far diminuire il debito? Se raggiungiamo sul fronte fiscale un avanzo primario e interveniamo in modo deciso sul nostro programma di riforme dall'altro, sono sicuro che i nostri creditori riconsidereranno la nostra posizione. Qual è la strategia per creare posti di lavoro? D'ora in poi i nuovi posti di lavoro emergeranno solo nel settore privato, il pubblico potrà giocare un ruolo limitato. In entrambi i campi si sono già impegnati investitori locali e stranieri. Il fatto di ricapitalizzare le banche è stato fondamentale perché ha permesso di fornire liquidità per sostenere l'economia reale. Stiamo completamente riformando il nostro sistema fiscale, rendendolo molto più semplice. Non sto dicendo che sarà facile, ma abbiamo una strategia chiara. L'anno scorso alla Borsa di Atene il livello degli scambi è rimasto intenso, ma gli investimenti stranieri non hanno mantenuto lo stesso livello di entusiasmo. In passato c'erano imprese come la cinese Costco che investivano in modo massiccio negli asset statali. La nostra inchiesta sulle strategie per trovare nuovi investitori. I primi passi per creare il polo aziendale dell'Eisina sono iniziati 6 anni e mezzo fa. Abbiamo ottenuto le licenze necessarie da 2 ministeri, quello dello sviluppo e dell'ambiente, l'ufficio archeologico, le autorità militari, l'organismo di regolamentazione di Atene e la prefettura. Tuttavia il progetto non può iniziare a causa di una disputa legale tra i 2 ministeri. La storia del polo dell'Esina in Attica è il tipico caso in cui dei cavilli burocratici allontanano gli investimenti dal paese.
nella burocrazia. Gli investitori stranieri non vengono in Grecia a causa della burocrazia. Per iniziare un'attività occorrono molte licenze. Il prezzo di questa burocrazia ha un peso che va dal 7 al 16% del costo totale dell'investimento. La Grecia ha bisogno di nuovi prodotti innovativi per incrementare la sua competitività e superare la recessione. Nonostante la questione ambientale sia complicata, gli scienziati greci stanno lavorando nel loro campo, utilizzando soprattutto i fondi europei. Qui siamo a Ioannina, nell'Epiro, una delle regioni più povere della Grecia. Il Dipartimento di Ricerca Biomedica sta lavorando su un nuovo campo della medicina, quella rigenerativa, con un finanziamento di oltre 127.000 euro dall'Unione Europea e 22.000 dallo Stato greco. Per questo progetto un ricercatore è rientrato dall'estero. È la prima volta che questo tipo di progetto di ricerca viene avviato in Grecia. Si tratta di un settore promettente e innovativo della medicina rigenerativa. Il progetto rientra negli oltre 180 finanziati dalla Commissione europea per un budget complessivo di 11,5 miliardi di euro, degli investimenti considerati fondamentali per lo sviluppo del paese. Una delle principali caratteristiche della medicina rigenerativa è che si sta sviluppando attraverso il supporto tecnologico e nell'investimento. Se non ci evolviamo, nel giro di 10 anni saremo costretti a importare questi prodotti per i nostri pazienti, a un costo molto alto. Ma per spronare gli investimenti la Grecia ha un compito prioritario: ridurre l'apparato burocratico. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci rivediamo a settembre, dopo una breve pausa estiva, quando con la Germania saremo in clima preelettorale. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Goodbye.